Un'edizione da record alla decima salita Murano-Campotenese che, nonostante le tante restrizioni per il Covid, ha registrato grandi numeri. Oltre 200 partecipanti alla gara e un podio davvero da campioni. E Simone Fagioli, infatti il re della montagna, che stabilisce tra l'altro il nuovo record assoluto della salita valida per il campionato italiano velocità montagna, solo 2 minuti, 37 secondi e 91. A condividere la vittoria Merli e Cubeda, altri due attesi ed ammirati campioni, non nuovi a questa competizione calabrese. Abbiamo dovuto fare uno screening di tutti quanti i partecipanti, nonché il personale che era al seguito, parlo di meccanici e parlo di accompagnatori. Chi non era provvisto di Green Pass è stato tamponato con tampone antigenico, gentilmente offerto dal comune di Murano e da medici volontari che hanno gratuitamente offerto questa prestazione. Diciamo che quest'anno finalmente siamo riusciti ad interloquire con altri enti. Noi abbiamo da sempre avuto un meraviglioso rapporto con comune, provincia e anche ACI Cosenza, perché collaboriamo per l'organizzazione della manifestazione. Sono, diciamo, co-organizzatori con noi, ACI Cosenza, Comune di Murano Calabro. Quest'anno veramente una corsia preferenziale di dialogo e di confronto con i vertici della provincia, ente proprietario della strada, che ci ha messo a disposizione una serie di lavori che erano già previsti per ripristinare manto stradale, pulizia cunette e sfalcio dell'erba. Non ultima, ma forse la più importante, è anche una grande attenzione da parte della Regione Calabria, che quest'anno finalmente siamo riusciti ad aprire come porta di dialogo. Poi siamo soddisfatti, diciamo, a mille, perché non ci aspettavamo questo gran numero di partecipanti e siamo riusciti a contenere il pubblico, nel senso di assenza totale di pubblico, nelle zone che erano consentite al pubblico, per cui un grande lavoro delle forze dell'ordine e a tutti quanti quelli che hanno collaborato per la tenuta di queste stringenti restrizioni.